Sono i rappresentanti delle cooperative del terzo settore, le persone che si occupano dei più fragili e da un punto di vista psichiatrico. Le loro giuste richieste sono quelle di un'attenzione maggiore, di una risistemazione degli accreditamenti, della loro, anche di tutte le attenzioni che riguardano gli aspetti contributivi, ma la riorganizzazione di un settore che da molto, troppo tempo è stato lasciato, abbandonato a se stesso e che non ha ricevuto probabilmente tutte quelle attenzioni che avrebbe dovuto ricevere, per cui l'impegno assolutamente indispensabile da parte mia, ma da parte anche del prefetto Longo, è proprio quello di intervenire in maniera radicale proprio per risolvere i problemi, perché le persone di cui si occupano questi operatori sono persone che meritano una qualità di vita sempre migliore fino ad arrivare ad una ottimizzazione completa. Non si possono lasciare le persone che già patiscono da un punto di vista psichiatrico il grande distacco dal mondo che li circonda, e abbandonarli ad un destino di noncuranza che poi porta a tantissimi altri problemi. Noi oggi abbiamo bisogno di aprire finalmente la porta di questa nuova stanza della nostra società e garantire ai nostri fratelli più fragili, ai nostri calabresi più fragili, l'adeguamento a che la loro vita non sia diversa, ma sia uguale alla nostra, che non abbiamo i problemi che purtroppo loro hanno quotidianamente.